Stasera si parla esattamente dell'argomento che stiamo trattando e quello che sarà la formazione nel settore dei pubblici esercizi e in particolare delle pizzerie. Credo che sia interessante passare direttamente, concretamente alla discussione e darei la parola al Presidente Ugo Romani, che è il Presidente della FIPE di Parma e dell'Emilia Romagna, per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Fiere di Parma, che ha reso possibile la realizzazione della nostra città storica, di storica manifestazione qual è il campionato mondiale della pizza. E per noi quindi è un onore poter ospitare a Parma un evento prestigio della portata internazionale. Ringrazio poi la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi per aver compreso l'importanza di questo appuntamento e di aver colto l'occasione per affrontare insieme e varie istituzioni del settore tematiche importanti e attuali, quali quelle legate alla qualità e al servizio nella ristorazione. Oggi il mondo della ristorazione, come quasi tutti gli altri settori economici, vive un momento estremamente difficile. Soffre in primis il calo dei consumi delle famiglie, l'elevata pressione fiscale e i continui aumenti dei costi di gestione. È in questo contesto che oggi più che mai non dobbiamo arrenderci, ma puntare sulla qualità, la tradizione, l'immagine unica che distingue la ristorazione italiana nel mondo, cui la pizza indubbiamente appartiene e a grazie a questa quale i nostri prodotti possono e devono continuare ad essere strumento anche per mantenere l'attrattività turistica, a Parma come nel resto del nostro paese. Per fare questo è fondamentale mantenere alto il livello della qualità, dell'offerta, ponendo grande attenzione anche al servizio garantito dal nostro personale, che deve essere preparato e adeguatamente formato. Nei nostri settori la differenza la fanno proprio le persone, la ricerca di qualità e della soddisfazione di chi sceglie i nostri locali è la prima soddisfazione verso il quale siamo protesi. In un'attività che si fonda sul lavoro delle persone e non delle macchine, come il caso della ristorazione, prima di tutto occorrono risorse umane qualificate, motivate e orientate alle relazioni interpersonali, che sappiano adattarsi a qualche sacrificio in più, perché lavoriamo nei giorni festivi, di sera e in estate. Se penso infatti a quando ho iniziato questa attività ormai quasi 30 anni fa, ripenso all'ansia di far bene, ma soprattutto alla ricerca del personale giusto per costruire una squadra affiatata e di qualità. Per questo occorrono tecniche, professionalità, ma anche quella formazione generale che sappia fornire gli strumenti cognitivi utili ad un percorso di miglioramento continuo. Un mix che deve essere equilibrato e per il quale occorre un interscambio forte, ad esempio la scuola e il lavoro. E su queste tematiche, che si inseriranno quindi gli interventi che seguiranno nella tavola rotonda di oggi, ed è in particolare lo studio presentato da FIPE Nazionale, da cui emerge proprio il bisogno di lavoro qualificato nel settore. Grazie. Ringrazio anche FIPE di Parma, di cui la presiedo, e la FIPE regionale. Grazie Presidente. Quindi ci troviamo oggi a parlare delle competenze professionali nel mondo della ristorazione e della pizzeria. Da una recente indagine dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo sono emersi molti problemi sul tema della formazione.
Perché quando parliamo di formazione dobbiamo pensare che c'è una prima formazione, quella dei giovani, e poi c'è anche una formazione degli occupati. Mentre sulla prima formazione c'è quasi un discorso scontato riguardo ai canali tradizionali delle scuole alberghiere, quando si parla invece della formazione professionale degli occupati, il mondo della ristorazione, soprattutto la piccola ristorazione, anche delle pizzerie, comincia a trovare dei problemi. Dobbiamo essere molto concreti e onesti. Il tema della formazione in Italia è un tema molto delicato, perché la parola formazione suona male. Troppi scandali, troppi corsi inutili. Nel mondo della ristorazione c'è il terrore, ad esempio, dei corsi sull'HCCP, sulla sicurezza sul lavoro, in cui magari degli malcapitati, aiuto cuochi, marocchini, si trovano a stare una giornata a sentire un avvocato che gli spiega gli articoli della legge. Quindi ci troviamo in un mondo in cui la formazione spesso, naturalmente non sempre, viene vissuta come qualcosa di forzato, mentre invece quando si va più a fondo a parlare con gli operatori si capisce che c'è un grande bisogno di formazione dei propri collaboratori e anche di loro stessi. Ma sui collaboratori c'è un tema molto importante e spesso non conosciuto, che è quello dei livelli di motivazione, ovvero come motivare i lavoratori dei pubblici esercizi. Questo è il vero grande tema di base, perché solo un lavoratore motivato poi è in grado di apprendere, è in grado di impegnarsi, e un lavoratore motivato crea un clima nel pubblico esercizio che è parte integrante dello stesso prodotto del pubblico esercizio. Allora, oggi cercheremo di vedere la formazione a partire dalla scuola, ma anche la formazione nelle imprese piccole e grandi, e la formazione anche professionale degli operatori e dei loro collaboratori. Cerchiamo di farci un quadro generale, perché questo è un tema molto importante, perché le imprese in momenti così difficili per recuperare di competitività hanno sicuramente bisogno di personale competente, di personale motivato, di personale capace di vivere il lavoro nel pubblico esercizio in modo positivo. Quindi credo che il modo migliore per introdurre operativamente la discussione di questa serata sia quella di fare un quadro generale di come quelli che sono i numeri dei pubblici esercizi e naturalmente anche del mondo della pizza, qual è il ruolo, gli studi che FIPE, che rappresenta la più importante associazione professionale nel paese, una delle più importanti credo d'Europa, i numeri che ha maturato nella sua esperienza. Quindi darei la parola a Luciano Sbraga, che è il direttore dell'ufficio studi della FIPE, che ci può fare un quadro molto importante da cui partire. Buonasera a tutti. Io cercherò di andare in modo abbastanza schematico e veloce per dare alcune informazioni di contesto dentro le quali poi si svilupperà la discussione sul tema delle competenze professionali, dei percorsi formativi e dell'occupazione nel mondo dei pubblici esercizi, della ristorazione in senso generale. Allora, come diceva il nostro moderatore Sergio Mustica, oggi il Corriere della Sera ha messo in prima pagina la notizia che mancano pizzaioli nel nostro paese. Allora, qualcuno può dire, ma come? C'è crisi e le pizzerie invece vanno a gonfie vele? No, non è questo il punto. Il punto è che la carenza di personale qualificato è una carenza cronica, non dipende soltanto dalle congiunture più o meno favorevoli. Anche in una situazione economica difficile come quella attuale, che non ha risparmiato, e poi vedremo la stessa ristorazione, le imprese fanno fatica a trovare personale qualificato e, come poi abbiamo specificato meglio la nostra analisi, devono accontentarsi nella gran parte dei casi, li trovano il personale, perché non è che non si trova, di assumere
personale non qualificato. Ora, il tema, la qualità è un asset decisivo, soprattutto in un momento di crisi. Lo ha detto il Presidente Romani nella sua introduzione, proprio nei momenti di crisi bisogna far leva su quello che di meglio abbiamo, e la qualità è sicuramente una di queste cose. Vado adesso molto velocemente per dire, perché noi dobbiamo capire che siamo dinanzi a una serie di cambiamenti epocali. La più grande crisi del dopoguerra come quella attuale, e solo per dare un'idea, negli ultimi 4 anni i consumi alimentari delle famiglie in casa sono scesi in termini reali di 9 miliardi di euro. Quando la crisi arriva a toccare, a lambire i consumi primari, quali sono quelli dell'alimentazione, il campanello d'allarme è qualcosa di più appunto di un campanello, la situazione è preoccupante. Come vedremo, la ristorazione ha dei problemi, ne ha meno. Adesso, così anche per fare un po' di suggestione, noi parliamo, diciamo sempre, siamo il paese della buona tavola, questo è vero, ma facciamo attenzione perché molte cose sono cambiate e stanno cambiando. Che cosa è cambiato? Guardiamo alcuni numeri, perché tutti a livello intuitivo sappiamo che quelle cose che sono scritte qui come numeri le viviamo, lo sappiamo, però guardare i numeri è interessante. Ad esempio, noi stiamo perdendo l'abitudine a fare il pranzo come un pasto principale. L'80% delle persone faceva il pranzo, aveva come pasto principale il pranzo nel 94, adesso siamo passati 18 anni dopo al 68%, quasi meno 10%. Il pranzo in casa è sceso, il pranzo al ristorante, al bar, ma soprattutto negli ultimi anni il pranzo sul posto di lavoro è un dato che deve far riflettere anche i pubblici esercizi. Quando oggi il lavoratore si porta il pranzo da casa o va al negozio di vicinato, o anche al supermercato, fa la spesa, il panino, l'affettato, e se lo porta dentro l'ufficio, questo è il lavoro meno in meno per i pubblici esercizi. Allora bisogna anche qui pensare di essere allineati a dei cambiamenti, anche a quello che determinato dalla crisi. Allora, solo per dare un numero, dei numeri, 212 miliardi è il valore dei consumi alimentari complessivi in Italia. Di questi, 74 miliardi sono fuori casa. Voi vedete che anche in un momento di stagnazione della domanda, se non di crisi, come gli anni 2000, i consumi alimentari fuori casa hanno guadagnato posizione rispetto al consumo alimentare domestico. Beh, vi devo dire che questo adesso bisogna essere sempre molto cauti, a dare questi numeri, perché qualcuno potrebbe dire e quindi i ristoranti vanno a gonfie vele. No, non è così, è che va molto male il canale domestico ed è una eccezione in Europa, perché nel modello anglosassone, per esempio, noi stiamo assistendo al percorso inverso: calano i consumi fuori casa a scapito di quelli domestici, cioè c'è un ritorno all'interno delle mura domestiche dei consumi, cosa che non è avvenuta in Italia, contrariamente a quello che ogni tanto si legge sui giornali, perché quando si scopre che i consumi calano di 9 miliardi di euro in 4 anni domestici, vuol dire che parlare di un ritorno degli italiani dentro casa per consumare cibi è qualcosa che non quadra, cioè qualcosa che non va. Allora, questo però per dire perché l'Italia è un'eccezione in Europa e soprattutto nei confronti del modello anglosassone, perché, e questa è una nostra interpretazione probabilmente suggestiva, probabilmente di parte, ma pensiamo di avere ragione, perché il nostro modello non è un modello funzionale di consumo fuori casa, è un modello conviviale, cioè il cibo è, come dire, l'elemento che porta le persone anche a raccogliersi intorno alla tavola di un ristorante, di una pizzeria, eccetera, eccetera, ma il motivo non è soltanto il cibo, è lo stare insieme, la convivialità, e quindi anche nei momenti di difficoltà il valore della convivialità è un valore in qualche modo anticrisi.